Sì, chi è? Ciao, sono Gabriele. Gabriele? Gabriele? Oh, Gabriele! Scusami, ma credevo che ieri pomeriggio in chat avessimo chiarito definitivamente la questione. Ascolta, io ho apprezzato il sonetto in endecasillabi sciolti che mi hai dedicato. Sono anche molto lusingata, però te l'avevo già spiegato. Le pupille dilatate, lo sguardo che avevo la prima volta che ci siamo visti, e le mani tremolanti, la voce emozionata, non sono dovute a te, erano dovute alla pizza doppia mozzarella e peperoni che mi stavi portando e che aspettavo da tre quarti d'ora. Quindi mi dispiace dovertelo dire. Raffaella! Però... Senti, ho un fidanzato che insegna tecniche di combattimento agli incursori della Marina e quindi è, come dire, abbastanza geloso, tende a scaldarsi con te. Raffaella, aspetta! Sono Gabriele, il tuo navigator. Ah, Contenta di sentirmi? Ti dirò, fa riflettere come, a seconda dei casi, pure un portapizzi obeso col talento letterario di Mario Borghezio possa venire di colpo rivalutato. Non l'ho capita. Non ti sforzare, era per bimbi grandi. Senti, ti chiamo dal centro per l'impiego, ci sono interessanti novità. Udite, udite. E quale imperdibile opportunità lavorativa perfettamente compatibile con le mie competenze e col mio profilo professionale sei qui a propormi oggi? Servono muratori per costruire un ponte ad Islamabad? O volontari per una spedizione scientifica nel Mato Grosso? No, aspetta, non dirmelo. Hanno aperto le selezioni del personale per la colonizzazione di Marte, giusto? Se proprio non riesci ad apprezzare i miei sforzi, sarebbe bello che almeno evitassi il sarcasmo. Ti ricordo che hai già rifiutato due offerte di lavoro e se rifiuti anche questa, perdi il diritto al reddito di cittadinanza. Offerte di lavoro, sì. E poi sono io quella che fa del sarcasmo, giusto? Sai cosa? Con questo atteggiamento non c'è da meravigliarsi che tu sia disoccupata. La prima volta ti avevo trovato un posto meraviglioso, all'aperto, a contatto con la natura. Presso una ditta che aveva appena vinto un appalto della durata di 15 anni. Roba da sistemarsi per quasi una vita. E tu ci hai sputato sopra. Lo ammetto, la tua abilità dialettica mi sorprende sempre. Di tutti i modi in cui avresti potuto descrivermi un posto da taglialegna nella Val Brembana, questo è in assoluto il più paraculo. Hai ragione tu. Il problema non è mica perché sono alta 1,54 m e peso meno della motosega con cui avrei dovuto abbattere i conifere. No, il problema non è questo, il problema è che sono troppo acciusi, giusto? Va bene, capisco che avrebbero potuto sorgere delle difficoltà oggettive. Ma la seconda offerta? Era una vera e propria chicca. Contratto base di 2 anni, rinnovabile. Possibilità di crescita professionale, di trasferimenti all'estero, vitto e alloggio garantiti. 20.000 euro l'anno per 18 giorni lavorativi al mese. Ma cosa potevi volere di più? Me lo chiedo anch'io. Quale ragazza non sogna fin da bambina di diventare un manutentore di caldaie su una piattaforma per l'estrazione di metallo in mezzo al mar Adriatico? A volte penso che dovrei parlare con un analista. Questa mia tendenza a boicottarmi da sola è piuttosto insana. Non sei spiritosa. Ad ogni modo, sono obbligato a illustrarti la terza ed ultima offerta. Anche se non te la meriteresti. Sono tutto orecchi. Ascoltami. Si tratta di un'occasione d'oro. Come saprai, il governo ha dato il via libera alla creazione di strutture innovative per fornire servizi esclusivi che fino ad oggi potevano trovarsi soltanto all'estero. È una nuova figura professionale da regolamentare con contratto nazionale, stipendio fisso, ferie, malattia, tredicesime. Senza contare i benefit come l'assistenza medica e i controlli mensili gratuiti. E in cosa consisterebbe questa nuova figura professionale? Diciamo che opererebbe all'interno di una zona di confine, a cavallo fra intrattenimento e assistenza sociale. Aspetta. La domanda è altissima. E il settore è ancora praticamente inesplorato. E poi, oltre allo stipendio fisso, c'è anche una percentuale di commissione per ogni cliente seguito. Dimmi che non mi stai proponendo di fare la prostituta in una casa chiusa. Ma certo che no! Abbiamo avuto cura di evitare terminologie di cattivo gusto. Il nome corretto è operatrice addetta ad attività ricreative a stretto contatto col pubblico. Un po' lungo, ma decisamente molto più professionale. Che ne dici? Dico che puoi andare a farti fottere. No, non hai capito. L'offerta era per te. E poi pare che al momento cerchino solo donne. Raffaella? Hai sentito la Raffi? No. Che cosa ha combinato stavolta? Ha perso il diritto al reddito di cittadinanza. Figurati, ha rifiutato il terzo lavoro consecutivo. Chissà perché, non sono affatto stupita.
Anche solo scendere dal letto prima di mezzogiorno per lei è un'impresa. Diciamo pure che ha dei genitori che glielo permettono ancora. Mi chiedo cosa si inventerà quando non ci saranno più. Conoscendola, un'idea ce l'avrei. La mignotta. L'hai detto tu?